Eccomi qua, sono io, Francesco, classe 4F. Uno di quei bambini a cui se gli dite la scuola è una bella cosa, stringi i denti, vi sorride e intanto pensa, vacci tu, la scuola per me non è assolutamente una bella cosa. Lo sai cosa devi fare prima di sederti? È certo che lo so, che lo gli da fare. Grazie. Perché non la finite? E tu chi sei, Santa Rita? Siete solo degli sciocchi, smettetela. Oh, ci sono due sante. La finiranno prima o poi, un giorno si stancheranno. E che fai, agisci, ti sei fatto anche gli avvocati, sei proprio una femminuccia. Oh, che paura, sediamoci, altrimenti le prendiamo. Buongiorno ragazzi, buongiorno maestro. Ora l'avrete capito perché la scuola per me non è affatto una bella cosa. A loro li chiamano bulli, a me vittima. Senza di me non esisterebbero. Piccola soddisfazione. Ha detto loro una soddisfazione da perdente, anche se io alla fine ancora non ho capito loro cosa vincono. Ma lui era un uomo di altri tempi, quello che gli dicevi era un segreto. Per questo era un uomo rispettato da tutti. E qual è il segreto? Oggi in giro ci sono solo ciarlatani. Zio Minicuccio era l'unico che sapeva il segreto della famiglia di papà. E qual era il segreto? Il segreto? Se l'avesse detto, che segreto sarebbe stato? Ma uno che li tiene a fare i segreti? Per non dirli. Tanto vale non saperli. Un vero uomo a papà si può dire rispettabile quando sa mantenere un segreto. E tu ne hai di segreti? Sì. E qual è? Non lo so. È brava a papà. Secondo me c'è dentro una formula segreta. E per cosa? Per fare un'arma potentissima. Io credo contenga un liquido speciale. Da bere? No, qualcosa che serve a far ringiovanire. Secondo voi la porterà di nuovo? Certo che la porterà di nuovo. È un mese che la porto. Non la lascia mai. Anche quando gioca a pallone? Sì, anche quando va in bagno. Ragazzi, se ci fosse la sua pipì... Ciao Francesco. Ciao Michele, vuoi un panino? No, oramai. Francesco, noi ci chiedevamo se tu... Se io? Se ci potessi. Se potessi cosa? Che c'è? Non riuscite più a finire le frasi? Vogliono sapere il contenuto della tua anfora. È un segreto, lo dirò solo al momento opportuno. E qual è il momento opportuno? Anche quello è un segreto. E se arrivasse quel momento, potrei anche regalare l'anfora. Con tutto il contenuto? Sì. Voglio l'anfora. Che c'è, ora è finita di rubare i panini e inizi con le anfore? No, la voglio pagare. Tutto quello che vuoi. Non la darei per niente al mondo. Ve l'avevo detto che c'era qualcosa di grosso lì dentro. Sono sempre io, Francesco. Le cose sono cambiate in questi mesi grazie al mio segreto. Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Loro non lo sanno, ma ho deciso di fare un bel regalo. Occhio per occhio, dente per dente. Vogliono l'anfora? E oggi l'avranno. Francesco,
Francesco, vuoi? No, se la vuoi te la do. Cosa? Vuoi la mia anfora? Sì. A fine giornata te la do. E che cosa ti dobbiamo dare? Quello che mi avete già dato, la pace per tutti. C'è l'anfora. Avevi promesso che ce l'avessi data. Ah già, fai attenzione a non farla cadere. Ma perché è pericolosa? Chissà, dovete scoprirlo. Allora scoppia? Non lo so. Ma cosa c'è là dentro? Quello che si meritano. Ti farà molto male? Ma no. È una bomba? No. Un veleno? Ma niente. Cosa? Tutti questi mesi per nulla? Sì, grazie al mio segreto ho risolto il problema con i bulli. Non ci posso credere. Alla fine ecco cosa hanno vinto. Niente.